Poi ci sono quelli che scrivono: ma perché l'Italia segue sempre l'America? Madonna mia, madonna mia, la crisi del 2007-2008, cara Maggie, che ha scritto sto messaggio, non ti fa capire come funziona il mondo. Ci sono dei poteri e poi ci sono gli schiavetti. Ecco, l'Italia è lo schiavetto, il potere è gli Stati Uniti. Non l'abbiamo deciso noi, ma purtroppo è così dal momento in cui noi siamo entrati in guerra con i tedeschi e siamo usciti col cazzo tra le gambe insieme agli americani. E la Germania guarda e si masturba, credo, in tutto questo. Passa il tempo, pensavo d'andare molto lontano e invece resterò per sempre il solito italiano. Mazzoli va a Miami e può fa l'americano, invece resta sempre ancora il solito italiano. Don't call me black, don't call me white, put your hands up, this is radio 105. Don't call me black, don't call me white, put your hands up, this is radio 105. E allora, visto che oggi parliamo di merda, 105. Parliamo anche del nuovo grandissimo programma televisivo che sta per partire, l'Isola di... Ma perché? Ma di nuovo, fanno l'Isola di nuovo, ma sì, basta. Sì, con quelli del Grande Fratello. No, ma aspetta, ma leggi il titolo, allora, l'Isola dei Famosi, VIP scarseggiano. Cioè, ma cosa vuol dire? Perché? Adesso si sono fissati, hanno visto che il Grande Fratello VIP ha avuto un po' più di successo di 12 sconosciuti, allora adesso hanno pensato, facciamo anche l'Isola dei Famosi VIP, basta con la gente. Quindi non ha più senso. Aspetta, perché in carnet hanno dei nomi da tenersi forte. Ad esempio, dai, ragazzi, il chirurgo delle star, Giacomo Urti. Possiamo fare dietro front un secondo. Allora, facciamo retromarcia. Vorrei farvi analizzare una cosa. Allora, cosa succede? Questa grande aziendona che ha acquistato anche la nostra aziendina, probabilmente ha un metodo di assunzione un po' sbagliato, nel senso che ci sono, a quanto pare, e lo denoti dal programma che ci precede, che ci sono delle persone che hanno un contratto e quindi queste persone devono lavorare. Allora io eviterei di fargli i contratti a queste persone, così non hai bisogno e necessità di creare dei programmi per far lavorare questa gente. Non so se mi sono spiegato, no? Cioè ci sono tante ragazze bellissime che hanno fatto quello che dovevano fare, nel senso che hanno fatto la velina, quello, quell'altro, e basta. Cioè, se non c'è più spazio per loro, andiamo avanti. Ma non gli fai un contratto di 20 anni e poi noi di 105 siamo costretti a mandarle tutte in onda? C'è qua con noi una persona che ha appena firmato un contratto di rete, ma tu vai pure avanti con questa Buonasera a tutti. No. Maestro, lei lavora per Mediaset a tutti gli effetti adesso? Io non lo so, lavoro per Mediaset. No, dovremmo chiedere a Ivo che dispone della sua vita e della sua morte. Allora, funziona così. Io prendo il panino, continuo a prendere il panino e due Coca-Cola, poi non so se è cambiato. Maestro, quando diciamo che lei è scemo, non è per cattiveria, perché lei continua e persiste a firmare contratti con Ivo Avido. Le faccio l'esempio, il film dello Zono. Chi è che va in giro in Jaguar adesso? Mio cugino. Chi è che non ha preso una lira? Io. Allora capisce, anzi ce ne ho smenati. Capisce come funziona? Siamo due coglioni, maestro. Maestro, ha capito? Il fatto che glieli faccia firmare sulla carta del pane, maestro, dovrebbe farle scaturire qualche dubbio, no? Ma ragazzi, c'è una persona che dovrebbe essere in televisione tutti i giorni e invece chiuso in un'ex cucina al settimo piano, trasformata in ufficio con una motocicletta messa fuori. Una roba incredibile, ragazzi. Mi danno 30 sacchi al mese per balbettare in onda. Perché voglio dire, alla fine, o io balbetto o mettono un fischio dalle 2 alle 4. Gingin Radio non l'ascolta neanche mia madre. Però, ragazzi, c'ho un ascoltatore tosto. Lui è grande Aldo. Aldo, come pensi del fatto non ci ascolta nessuno? Perché Gingin Radio alle 2 alle 4 potrebbe anche spegnere. Vai, Aldo! Barba Blu era il pirata che ce la leccava quella di Avatar. No.